Ciao, siamo le sorelle Padelle e io sono Federica e sono la chef. Lei è Stefania, la mia assistente. L'abito però non fa il monaco, infatti abbiamo tutte e due lo stesso grembiule. Oggi facciamo la crema fritta e gli ingredienti per questa ricetta sono del limone, dell'olio, del sale, della vanillina, delle uova che romperò io perché mia sorella è brava solo a rompere le uova nel paniere, della farina, dello zucchero, del pan grattato e del latte. Posso dire qualcosa anch'io poi? Prego. Per prima cosa facciamo bollire il latte con la scorza del limone. Stefania, ci pensi tu con la scorza del limone? Certo. Comunque, sarò anche la sorella più piccola, ma si chiama lo zest di limone, non la scorza di limone. Dai, muoviti che cominciamo a mettere il latte. Andiamo a bollire. Visto che sei la sorella più rompiballe, a te l'onore di rompere anche le uova. Va bene. Ti ricordi quanti tuorli e quante uova intere? Sì, 2 uova e 1 tuorlo. Una volta rotte le uova, aggiungiamo la farina, lo zucchero e mescoliamo per 2 minuti con una frusta a mano. Prendo io prima di smontare tutta la scenografia. Hai dimenticato il sale. Ci penso io. E la vanillina. Beh, adesso fai un po' tu di palestra però, perché io oggi l'ho già fatta la mia dose di palestra. La palestra fra poco che ti tiro la padella in testa. Una volta che il latte ha raggiunto il bollore, lo togliamo dal fuoco e togliamo la scorza di limone. Mentre mia sorella continua a mescolare. È arrivato il momento di aggiungere il latte a filo. Quindi togliamo il mestolo e pian piano lo aggiungiamo. Magari prima di domani mattina, però. A filo sai cosa vuol dire? Tu sei la sorella minore, a te il compito di portare la padella sul fuoco a bollire per 5 minuti. Una volta che il composto si è addensato, lo togliamo dal fuoco e con questo, che si chiama come, la stendiamo sulla teglia con la carta da forno? Spatola, vai! Livelliamo il composto e gli diamo una forma rettangolare di spessore di circa 2 cm. Una volta che la crema si è raffreddata e rappresa, possiamo tagliarla di una forma a piacere. Ti piacciono i rettangoli, eh? Solo rettangoli tu. E la sorella padella numero 2 la passerà nel pan grattato. T'aiuto perché facciamo notte come al solito. Siamo pronti a friggere la nostra crema. Mettiamo un pochino di olio in padella. Vai, vai, ancora un po'. Basta che poi viene troppo grasso. Vai. E la mettiamo sul fuoco. Abbiamo fritto i nostri cremini, li abbiamo messi su carta assorbente, non so perché Stefania ha deciso di metterli uno sopra l'altro. È più carino l'effetto, sembra una torre. Siamo sicuri che nonostante l'aspetto siano buoni. È bruttissimo, ma sicuramente sarà anche buonissimo. Me la preghi? Dai, vuoi imparare un po' come si fa a frustare le uova con la farina e lo zucchero? No, io di solito mescolo in senso altro senso però. Si mescola in senso antiorario. E tu stai mescolando in senso orario per l'appunto. Hai ragione. Occhio che c'è un pezzo di guscio. Puoi toglierlo tu, visto che l'hai visto. Mi manca a me. Cos'altro dobbiamo fare?
Abbiamo...